Grande emozione questo, lo stato d'animo a Brindisi nel primo giorno della campagna di vaccinazione della ASL dedicata al personale scolastico. Abbiamo ascoltato le parole dei primi vaccinati, dei comprensivi Casale e Cappuccini. Tanta emozione, tremavo, però diamo l'esempio perché tutte le generazioni future possano comunque fidarsi di questa nuova vaccinazione. I medici sono anche competenti, gentili, hanno soddisfatto le nostre domande personali e quindi sì, è stato organizzato bene. Ritengo che sia un atto di responsabilità individuale e collettiva, con uno sguardo sempre alle generazioni che verranno. Abbiamo trovato una grande professionalità, quindi se c'era qualche dubbio o qualche domanda per avere dei chiarimenti, sono stati a nostra disposizione ed era un'occasione da non perdere. Mi sento molto fortunato, tutti quanti ci sentiamo molto fortunati. Non c'è cosa più bella che vedere i colleghi questa domenica, tutti insieme qui a fare questo vaccino. Abbiamo voglia di rientrare e comunque in classe con i nostri ragazzi, dare loro certezza sia alle famiglie che ai nostri studenti. L'emozione è tanta, abbiamo tanto atteso questo vaccino e soprattutto che sia da esempio per tutta la popolazione. Soddisfazione anche da ASL e Comune di Brindisi per una perfetta macchina organizzativa presso il centro anziani del quartiere Bozzano. Proseguiremo ovviamente con queste due categorie che hanno una priorità assoluta, in particolare per quanto riguarda le scuole. Vogliamo vaccinare tutti gli operatori scolastici il prima possibile per consentire una ripresa dell'attività scolastica in sicurezza. Noi stiamo lavorando con l'ASL, abbiamo messo a disposizione sia questo centro che è un centro molto grande, qui si possono, pensiamo, poter realizzare anche fino a 500-600 vaccinazioni al giorno. Faccio l'invito a tutti di aderire quando arriverà il proprio turno, quando verranno chiamati, di non avere paure, tutti devono fare il proprio dovere, tra il fare il proprio dovere è anche fare il vaccino.